Per chi non lo sapesse, signori, noi siamo tutte le sere dal lunedì al venerdì in live su Twitch, esatto, alle 21.15, 21.30, con una schedule fittissima, quindi se state guardando questo video su YouTube, in descrizione trovate il link al nostro canale Twitch. Tutto questo, iniziamo oggi la quarta stagione di Primo Appuntamento, per la felicità appunto di Benz. New season, ma sono con te, ma Primo Appuntamento mi piace, stasera voglio vedere qualche di borderline, dai. Questo non è un ristorante 6. Come tutti gli altri. Prendi i capelli. Che giacca. Cambiate la giacca, non ha più la giacca rossa. Si è fatto anche questo arazzo del 500 sulla tinta, giacca. La tinta, ha fatto la tinta. In che senso? Di nuovo. È quella della barca. È quella della sì. La moto sulla barca. Sì. Yeah! No, Dio santo. È vero. Ah! Tutti ho avuto un attimo. Ah, due addirittura. Beh, evito di far battute su Dark. Trisom. No, è Dark. Il nuovo metro è uscito dal boss delle cerimonie, cioè. No, il nuovo metro è cosa? Bombolo. Bombolo. E poi una coppia davvero speciale che qui ha trovato l'amore, ci ha chiesto di riservargli un tavolo. Che oh. Perché devono divorziare. Sventolarlo. Sono 38 anni di bolognesità. Anche 38 tette, cioè. Bolli. Anche 38 sharpe. Grazie. Ma anche alta 38 metri. Ma che Riona. Ma guarda che bello che lui dietro c'ha la fessura dei CD, quella del Hai visto? Io pensavo stesse sorridendo. Insert this. Esce un calice di bollicine. Eccola, quarta stagione, beh. No, ma io l'ho superata questa. Ok, esatto, abbiamo stoganato. Sono nella fase quella dell'accettazione, no? È il suo primo appuntamento al buio? No, ma così al buio sì. Tra l'altro cosa era sfogato, che cos'è? La passione nuova del 2019 è il burlesque. Burlesque? E la persona che deve arrivare come se l'aspetta? Enorme. Com'è enorme? Ma la persona, non... L'arnese? Se dovesse entrare Antonino Cannavacciuolo, io non rispondo dei miei ormoni. Oh! Lui e Alessandro. Zio, mi sono spaventato. Raga, gli hanno trovato il sosia! E chef nel tempo libero. Anche se per lui la cucina cosa è solo girano una... dentro? Cosa gira il Prozac? Cos'è? Sono una stick! Sono alto 1,84 m e peso. Peso? Non uguale, so. Ha detto. Tempaccio, scusa il... Non sei abituato? Oddio, all'acqua sinceramente sì. Sei un idraulico? È diventato serio così? Non è che gli ha detto sei un bastardo, gli ha detto sei un idraulico. Ex atleta di pallanuoto. Sono sollevatrice di forchette. Io lanciatore di cotolette. Lanciatore di cotolette. C'è chi invece come Omar non ha... Ma si sta annoiando Omar. Sì, di bruci. Si prende il sopravvento. Assolutamente. Fagna il bar. Okay. È una delle cose più fastidiosamente merdose del creato, veramente. È il suo primo appuntamento al buio. Sì. E tu in primis l'hai mai avuto un appuntamento al buio? Ho detto le putende al buio. E tu in primis l'hai mai avuto un appuntamento al buio? Sì, ma anche una ragazza di iniziativa, di polso. Sono Giorgia. Ah, ah! Attenzione! Sono Giorgia, vengo da Milano e faccio la dietista. Sono abbastanza stronzo. Sono abbastanza stronzo. I miei amici mi dicono, metti le dita alla presa della corrente prima di uscire. I tuoi amici lo dicono. I tuoi amici hanno 65 anni, perché anche i miei lo dicono. Gli occhi bellissimi. Grazie. Vero, è la prima cosa che ho notato. Io prendo l'aiolo, cacio e pepe, fa vergognare. Certo, pure lo gnocco allo zafferano. No, quello è mio. Ma non è che ne fanno uno. Ma che cazzo? Ma ce n'è solo uno in tutto il ristorante. No, quello è mio. Prego. Grazie. Eccoci qua. Grazie. Cosa va? Polpo, il solito tentacolino di merda sul letto di nulla. Misticanza, beh, misticanza. Tu non puoi passare! Grande sacerdote! Grande sacerdote, grande sacerdote! Però un primo appuntamento è importantissimo, anche lo sguardo visivo, il contatto che si crea, capisci? È una questione di sguardi. Ora fallo anche tu lo sguardo intenso. Lo sto facendo. Dolore intenso questo. Sofferenza. Ora brividiamo. Ti ho letto nell'anima. Io, mamma mia. Vengo da Alba Adriatica, ho 34 anni, lavoro come barista stagionale. Il mio sogno è di diventare attore porno. Risentiamola. No, perché non sono sicuro. Potremmo aver sentito male. Aver sentito ho una passione per il forno. Il mio sogno è di diventare attore porno. Hai sentito
bene. Proprio quello. Ha detto tutto proprio quello. Quello. Ah. Ho contattato Rocco Siffredi, però quello che non mi ha risposto. Ma c'è rimasto malissimo. Breve storia triste. Ma diamo un'opportunità a quest'uomo. Ho scritto Rocco Siffredi, non mi ha risposto. Fine. Fine. Ti giuro, quando non ha risposto nella titoli mia... di coda, te con la pubblichetta. Nella mia testa c'era... Tan, 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 tan. Un alcolico. Non beve? No. Come mai? Sto facendo una dieta. E beh, per forza, posso perché l'alcol... Devo mettere muscoli per vedere gli addominali. Dai! Schwarzenegger o Stallone come The Rock. In effetti, ho visto qualche somiglianza. Uguali? Sì, no. Sì. Stallone, è proprio uno Stallone lui. Tu da donna che te ne intendi, eh, ci beh. Siamo, comunque. I pettorali sono quelli. Assolutamente. Ma come mestiere che sogno ha? L'attore porno. Figo. Figa. Una mattina si è alzato, ho sentito la vocazione. E succede così, raga. Mamma, voglio fare i porno. Arriva all'improvviso. Ma quindi è ben dotato? No, hanno detto che non serve la... essere ben dotato. Ma se no. Ce l'hai così non vai. Cioè, nel senso. E mi sa che non lo richiamano perché... Non contano le dimensioni, ma anche la bella presenza. Cioè, fa il pizzetto all'uccello, non ho capito. Gli mette il gel. Gli mette il gel, fa la riga da una parte per renderlo più presentabile. Il papillon tipo... Beh, guardalo, è carino comunque. Guardalo. Lei è a Curzia, 35 chi? Anni. Chi? Come? Accursia. 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 Sono Accursia, ma tutti mi chiamano Sissi. Ma ti viene in mente di chiamare tua figlia Accursia? Sono Accursia e mi chiamano Sissi. No, ma forse sono Pier Ferdinando e mi chiamano Ugo. Che cazzo vuol dire? Sono il mio portafortuna. Bello. L'ho fatto io. Wow. Ci vedete? Quindi partiamo subito con gli uccelli. Ti spiego, vorrei fare il pornatore. Se la notte è particolare. C'è la congiuntiva. Muovermi dentro casa senza accendere la luce. Io spesso cammino senza scarpe con le luci spente. E minchia, tiro dei porchi pazzeschi. Che è? Mignolini contro i miei. Anche delle belle labbra, belle. Ho detto veramente. Ma che palle, raga. Io me ne sarei già andata. Ma cosa? Ma stasera cosa? Ma non puoi dire a una che belle labbra. Solo che sono enormi, ingestibili. Cosa? Le labbra. Sono delle belle sopracciglia comunque. Ehi, grazie. Ehi, grazie, hai rotto il c***o. Le vorrebbe andare a giocare con Zoom. Non voglio. Non so. Mi piace essere corteggiata. Sono strano, agio. Anch'io. Se facesse... Boccone gli ha dato, era una razza. Pezzettino. Beh, mi pare comunque, confidenza, ce ne abbiamo già. Che scroppio. Si è rotto il gomito. Il mio soprannome. Tutto bene? Stavo raccontando il mio soprannome, vuoi ascoltare la storia? O te ne puoi andare a fare in c***o? Sì, in effetti ha ragione. Non so ancora il motivo esatto, ma è da una vita che mi chiamano Pantera. È Ermicione, quindi. Hai capito Erpiacione? No, Ermicione. Ermicione a bandera. No, tu sei mai stata sposata? No. No. No, che no. Tu sei? Sì. No. Ah. Ha figli? No. Ah. Vabbè, ma che discorso è? Ogni domanda sembra tipo... Sono andata a cena con un ragazzo, quel ragazzo se n'è andato, mi ha lasciato a metà cena senza dire senza motivo e mi sono ritrovata seduta in un tavolo da sola qui a Roma. Ma poveraccia, ma che schifo. Trovata davvero un conto esorbitante, mi sono trovata senza soldi, non era colpa mia. Cazzo ride? Lui ride perché voleva fare la stessa cosa. Sì, esatto. È stato pregato. Non può più fare. Solo che non aveva la macchina, comunque, ma la linea, è sottile, lui è stato un o un genio? Poi ho iniziato a leggere un libro per riavere fiducia nell'amore. Come pagare al ristorante senza soldi, pensavo. Era il libro. Preferirei che lui fosse un tipo che traspare nel viso quello che realmente mi vuole dire. Io ho un po' paura di cosa traspaia nel suo viso. Traspare? Cosa fai? Traspare? Che c'è strappare? Traspare. Perché dico straspare? Però se fai una cosa grande io non ti perdonerò mai. No, lui la fa piccola in realtà, da quello che abbiamo capito. E diventavamo amici come prima. Amici come prima, mi costa una fortuna riuscire ad ammettere che è stato solo un gioco, un affare da poco. Ma io sono innamorata di te. Piace questo falsetto. Minuti, ma basta con sta testa giù. Fino alla trachea. Ha un gran bel sorriso anche ste belle labbrone. Sai quelle che... Ancora, ste labbrone, madonna. Che palpebre. Posso chiederle anche due bollicine, gentilmente? Sì. Anche per... Questo forse è un po' troppo. Anche per... Facciamo finta di niente, non se ne accorge. Ma cosa fa? No,
Madonna mia. Che dovevo spostarmi mentre lo facevo. Quanto sono... sei alto? Io sono alto 1,83, 1,84. Solo? La cosa peggiore che mi può capitare è un uomo molto più basso. Quanto sei alto? 1,86 scalza. Mamma. 3 centimetri. Come te lo aspetti? Come ti piacerebbe? 1,90. 1,90. Non ti posso neanche dire che mo cresco. Risposta perfetta. Vabbè, ma lei che cazzo vuole? E quindi questa cosa dei 2 centimetri da smosso. La scheda dovrebbe dire, guarda, quando sono nel letto in orizzontale arriva 1,90. Così è felice. Bravo. Parcheggio più là. Cosa ti manca del tuo lavoro? Allora, vorrei fare un lavoro molto più bagnato, un po' più calmo. Calmo mica tanto. Anche se ho un altro sogno, di fare l'attore per film per adulti. In che senso? Proprio quelli. Non vuole dirglielo chiaro. Guarda che bella marmottina. È una marmottina. Attore porno. Quando si parlano di certi argomenti divento rossa. Ma tu lo proveresti una volta anche gratis, senza... vai là, fai quella scena, sì, e sì, poi... Sì, 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 a lui piace. Ma l'importante è che ficco, poi chi se ne frega. Simona, 44 anni. Buonasera. Simonalla. Lei è palesemente uguale a Regina di Dark. Accontentarsi. Guardala. È la mia ultima spiaggia, poi dopodiché le porte del convento. La vedremo al convento? Proprio lei. Vieni a Torino. Non sto dicendo che era di qua, l'ho sentito. Se vieni a Torino, single per sempre. Non sono tutti bassi pelati. È l'aria. È vero. Faccio la maestra d'asilo e faccio la sensitiva sciamana. Io mi calmo perché ho già brutte sensazioni. Anche io. Allora, no, c'è quello che cantava cartoons. A chi? A lei. I capelli. Guarda, lei. Ah, ma la nonna lì dietro. La nonna dietro. È più forte di me. Prepariamoci. Io la mando, la ietto, cioè proprio come la mando e arriva, eh. Adesso sì, fa come la Letizia. Tu la merda, sì. Non vedo che ti sposi, non vedo fidanzate. Non vedo futuro. Da qui a un mese vedo... Neanche da qui a 6 mesi. No, vedo solo... Bollicine, basta. Questa è la carta dello sapore. Lui è una particella di sodio in mezzo a miliardi di bollicine. Nessuno! Imprenditore. Nella vita faccio l'impiegato. Creativo, ha un'azienda sua. Faccio ragioniere in un ente pubblico. Non ne ha presa una. Per forza, le carte non funzionano un c***o. Cen cen wala wala ben ben. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere, Simone. Massimo. Ciao lui. Voleva baciarla, cosa vuoi fare? Cos'ha? Dei torcetti? Bravo! Cosa sono? Gli amaretti di Mombaruzzo? No, i baci di dama, eh? I baci di dama! Primo appuntamento al buio. Ok. È la cosa, una delle cose più razionali che sto facendo. Allora che si raccoglie? Ma è un rimes. Ma perché? Qual è la faccia del rimes? Un rimes. Ma dove? Ma non è me. Ma sembra un... Rimes? Io ho impiegato semplice. Lei è morto dentro. Però... Ti sposti molto? No. Sì, da una sedia all'altra dell'ufficio. Cazzo del... Faccio parecchi sport, montagna. Io odio la montagna, no, odio lo sport. Non mi vedrete. Che cazzo li hanno copiati a fare questi? I musical. I musical? No. Mai visti? Sì. Lui è totalmente in imbarazzo, sì. Dai, ti sta bocciando qualsiasi cosa dice. Mai stato sposato, mai figli, mai convissuto. Oh. Bell'elemento. Non gli va bene, non gli va bene nulla. Ricordiamo, non le va bene niente. 2 minuti fa Stefania. A me piace, la trovo anche molto bella e simpatica. Non più. Io mi sono permesso di... Così sono ubriachi marci. Sì, sono ciucchi a bestia. La cosa più bella della cena è stato probabilmente il feeling. Duro come una pietra. Ma infatti, sì, gli è andato una meringa di basalto da mangiare. Sembrava una mousse, invece è solida. Di periglio. Gli parte il premolare adesso quando morde, guarda. Quanto è buono. C'è quel retrogusto di quarzo. Ma perché mi guardi così? Non posso suonarti. No. Ti voglio suonarti. Non posso. Come un tamburello. Ho capito, ma... Le orecchie questa sera. Un altro pugnetto ci starebbe. Sì, sì, sì. Ci vogliamo rivedere. Ma è partito con i labbroni così! E l'ha pinzato! Ma è entrato dentro, dritto!
Che idrovoro! Ma guarda l'effetto sottovuoto, guarda il riso, il riso. Guarda che roba! Ma lui ho capito perché allora zoppica, perché c'ha già Barzotto, guarda lì, guarda come cammina. Ma basta! Beh, ma non concepitelo qui davanti alle telecamere, per Dio, è l'altro l'attore porno, non tu. Eccolo. Ah, eccolo lì. Eccolo il mio uovo. Ste, questo è tutto per te. Anche Edoardo questa sera torna nel nostro ristorante. Di nuovo qui. Di nuovo qui. Allora qualcosa è andato storto. No, no, è andato dritto. Potessi. Dentro proprio. Sei incinta. Nell'hanga. Sono ancora con Emanuela, sì. Davvero? Sì. Sono felicissimo, sì, di questo. Sì, sì. Non ho capito perché è tornato. Un secondo qui. Primo appunto. Appunto, perché è tornato qui? E di chiedere a sposarlo. Allora io vorrei chiedere a Emanuela di diventare mia moglie. Sto male, ragazzi. Ma questo perché? Perché questa volta l'empatico sono stato io. Io l'ho visto, l'ho percepito l'amore. Sai che piange quotata a 0,25. Io vorrei che continuasse in questo senso. Io che non piangerò. Ma penso se dice no. Emanuela no, pensa che si tratta solo dello... Insieme a lei. Anche lei. Amore mio bellissimo. Carini. Questa cosa mi ha cambiato sì la vita. Lui... sta di persona dolcissima e lei è... E lei serviva uno come lui, mi sa. È veramente una bella donna. Capito? Basta! Ma sì, ma beh, una volta lo puoi dire. Non è che puoi stare qua due minuti a dire che è una ho bella donna. Ho detto solo che sono una bella... Lei ha detto che carini che sono, io ho risposto a lei. Minchia, oh! Che bello! Sei volte! Primo vero bacio, diciamo, quando è scattato. La sera stessa che abbiamo cenato. Dietro la colonna. Non ce la facevo più, appiccicata la colonna. Questa non è una colonna come tutte le altre. No. No. Cosa dietro? Ah, perché tipo quando torno a casa lei lo appende direttamente. La sei oggi il tuo l'hai fatto. Oppa. Cione. Quante ruota. Sì. Se lo mette in tasca lui. Che bello, sembra un soldatino di piombo. Sono questi soldatini con i cavo da bambino, sì, che sì, giocavo. Sì, sì, sì. Io voglio di rivederti. Ah, oh, brava. Oh, brava Panterone, brava Micione. Andate a fare le foto. 3 centimetri. Chi se ne frega? Ma io adoro. Ma cazzo ti ha dato fuori la bottiglia di vino? Cos'è Sangiovese? No? Ma cos'è un frigorifero sotto la giacca lui? Vabbè. Oggi dimorano tutti. Credi nell'esoterismo? Chi? Esoterismo. Esoché, lui li fa adesso. Esoché? Esoché? Non gli ho mai detto ci sposiamo a giugno 2020. Amore, tu quando mi chiedi la mano? Dammi la mano. Te l'ho chiesto, amore. No, sei a posto, grandissimo. Bravo. Persona poco romantica ed empatica in questo caso. Io sono sicuro che lì poi si crea un momento giusto per cui questa cosa. Non piango! Ma chi pagherà il conto? Non smetti di fare se faccio. No, lo voglio io. No, no. No, no, no. Io ti dico, siamo a Roma, facciamo la romana. Brava lei. Brava, ovvio. Una volta una che ha preso il conto e ha detto dividiamo, non mi interessa. Ha detto siamo a Roma, facciamo alla romana. Brava, allora, giusto. Ha detto possiamo fare alla romana, visto che siamo a Roma, ma forse lui ha fatto finta di non capire e quindi alla fine il conto l'ho pagato tutto io. Ah. Eroe contemporaneo. È lui il pornattore di cui abbiamo bisogno. Cosa vuol dire il genio? Cosa vuol dire il genio? Questo. Allora ci vogliamo rivedere. E io pure vorrei rivederti. Lei ha detto tanto a me. L'unica cosa che grazie, fa venire qualche dubbio è il fatto che tu voglia fare il pornattore. No, a fare veramente il pornattore ce le passa. Lei ha capito che lui non diventerà mai Ma certo, mica è scema. Stavi studiando? Sì, no. Beh, io lui lo capisco comunque. Minchia. Vai nel pallone con una così. Troviamo sensibile, ma ci piace uno stronzo. Perché è così, la verità è quella. Minchia, vabbè. Quindi non è che sei single per Cattorino, sono tutti bassi e pelati. Io vi lascio il conto. Grazie. Voglio mettere le carte lì dentro. Paga con i tarocchi. Paga con la magia. Paga con la luna nera e con il carro. Sei un'anima bella, però non una cosa chimica, di chimica. Una cosa alchimica. È scattata. Sì, questa qui alla destra mia, questa alla sinistra tua, no? Sì. Ho cercato di ammorbidirla un po', rendendola un pochino più scherzosa. Sì. Secondo te ci sposi? Cioè... Vabbè, gli è uscita male. Zitto, vai avanti. Ma l'ho fatto di merda, posso dire? No. Ci sposiamo? Mi sposi? Sì, lo voglio. Non gliel'ho chiesto, cioè,
No. Gliel'ha chiesto verissimo. No. Gliel'ha chiesto verissimo. Naturale. Che naturale. Ma secondo te ci sposa... No. Lui è così. Vabbè, no, lui è così. Poteva chiederlo meglio, però. Su questo devo dare ragione a Luca. Ha ragione. Applauso. Manuel viene spesso a Roma a trovare Sissi e ha conosciuto tutti i suoi amici. Manuel continua imperterrito a sognare di diventare un pornatore, ma Sissi non è assolutamente intenzionata a dividerlo con nessun'altra donna. Annalisa e Alessandro hanno continuato la serata insieme e da allora scrivono tutti i giorni chiamandosi Micione Panterona. La distanza e il lavoro di Alessandro rendono difficile la frequentazione, ma i due non demordono e stanno organizzando un weekend a Roma in cui Alessandro preparerà una cenetta delle sue per Annalisa. Tra di loro c'è stata una grande attrazione, scusate, che però non si è trasformata in un sentimento più profondo. Omar continua a collezionare uscite con ragazze, ma nessuno riesce veramente a conquistarlo. Giorgio aspetta ancora il suo principe azzurro, un po' stronzetto. Simone e Massimo non sono mai più visti né sentiti. Ma sono arrivate palle. Per coerenza non si sono neanche scambiati i numeri di telefono. 1 giugno 2021 tutti quelli che stanno seguendo adesso la trasmissione verranno con noi. Quindi sceglieremo una spiaggia molto grande per sposarci, veramente. Bellissimo. Tra un anno. Amore.